Esponenti politici, amministratori comunali e regionali, parenti e conoscenti, insomma, una gremita chiesa di Sant'Antonio in via Smaldone ha ospitato questa mattina le esequie di Enrico Santaniello, storico esponente di Forza Italia a Foggia. Enrico Santaniello è stato uno dei più importanti interpreti negli anni, fine anni 90, inizi anni 2000 di Foggia, della capitanata in quel di Bari, e ha rappresentato il nostro territorio a livello regionale ricoprendo incarichi importanti, quale quello di consigliere e assessore regionale. Io credo che lui abbia dato anche un tocco di modernità alla rappresentanza della capitanata lì a Bari. Enrico, oltre ad essere stato un carissimo amico, è stato un autorevole rappresentante regionale per aver ricoperto quel ruolo delicatissimo di assessore all'urbanistica. E all'epoca, quando io ricoprivo questo incarico per il comune di Foggia, lui è stato prezioso interlocutore. Ma io con Enrico Santaniello ho collaborato in maniera intensa, prolungata, in una stagione in cui Forza Italia superava il valore del 30%, quindi era la prima forza della provincia di Foggia. Una stagione importante anche di approfondimento di alcune questioni strategiche della nostra provincia. Mi ricordo la prima conferenza programmatica che facemmo dopo la mia elezione a segretario provinciale di Forza Italia. Una persona che ha vissuto intensamente la vita, che l'ha considerata nelle passioni più intense, sia di impegno politico e sia nei rapporti personali. Santaniello fu consigliere e assessore regionale all'urbanistica dal 2006 al 2010, dal 2008 al 2013, è stato presidente del consiglio della provincia di Foggia in quota UDC. Nel 2009 si candidò a sindaco di Foggia con il centrodestra, ma perse al ballottaggio contro Gianni Mongelli. Per 5 anni, nelle file del Popolo delle Libertà, è stato capo dell'opposizione in consiglio comunale.